5 Stelle, botta e risposta, Conte da Grillo, svolta autarchica, la replica: non sono il padre padrone, ho agito con il cuore. Consiglio dei Ministri, via libera al decreto lavoro dopo l'intesa con i sindacati, rinvio per le cartelle esattoriali, sospeso il cashback. Le violenze ai detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sospesi gli indagati, Cartabia tradita la Costituzione. Europei, quarantena impossibile per i tifosi inglesi a Roma, appello di Londra, non partite, al via domani il Green Pass europeo. Così Chiara è stata tirata in trappola al TG1, l'ultima passeggiata della quindicenne insieme al suo assassino, convalidato il fermo del ragazzo. Lampedusa è strage di donne e bambini nel naufragio di un barcone carico di migranti, 7 vittime, una decina dispersi, 46 in salvo. Paurosa andata di caldo in Nord America, sfiorati i 50 gradi, oltre 200 morti in Canada, anche l'Italia boccheggia temperature record a Catania e Ancona ed è allarme siccità. Non si ferma lo scontro Grillo-Conte, il fondatore: non sono padre padrone, lo statuto metteva al centro solo l'ex premier, che replica: non terrò mio progetto nel cassetto. Licenziamenti, via libera al decreto che accoglie l'intesa con i sindacati, Draghi sospende il cashback ma la lotta all'evasione resta priorità. A largo di Lampedusa si ribalta un barcone, recuperati i corpi di 8 donne, una era incinta, si cercano 9 persone, fra loro diversi bambini. Confermato il fermo in carcere per il ragazzo che ha confessato l'omicidio di Chiara Gualzetti, 16 anni, lutto cittadino e fiaccolata nel paese dove viveva. Continua l'ondata di caldo africano su diverse regioni e in Canada emergenza per le temperature anomale fino a 50 gradi che hanno provocato decine di vittime. Europei di calcio, venerdì la sfida dell'Italia con il Belgio, sabato l'Inghilterra all'Olimpico contro l'Ucraina, quarantena per i tifosi, il governo britannico: non andate a Roma. Nel Movimento 5 Stelle scoppia il caso Crimi. Grillo ordina al reggente di autorizzare il voto su Rousseau, ma lui rifiuta e dice: potrei andare via. Questa sera riunione dei gruppi. Approvato il nuovo decreto su lavoro e fisco, blocco dei licenziamenti fino a ottobre per il tessile, cassa integrazione per tutte le imprese in crisi, da domani sospeso il cashback. Tutte donne, almeno 7 le vittime accertate dell'ultima strage di migranti, un barcone 60 a bordo ribaltato al largo di Lampedusa, una di loro aspettava un bimbo. Nuove immagini dei pestaggi ai detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sospesi gli agenti coinvolti, la ministra Cartabia tradita la Costituzione, il caso in Parlamento. Da domani in vigore il Green Pass europeo, che però prevede le 2 dosi di vaccino a differenza di quello italiano. La UE: non c'è omogeneità sulle regole per gli spostamenti. Gli europei, quarantena impossibile per i tifosi inglesi, 5 giorni previsti per chi arriva dal Regno Unito, ma la partita all'Olimpico è tra 4. L'appello di Londra: non partite. Una svolta autarchica, mortificante per tutti, ha deciso di fare il padre padrone. Parole di Giuseppe Conte all'indomani della rottura totale con Beppe Grillo. Cresce il pressing di fedelissimi ed eletti per creare una sua lista. Intanto il garante tira dritto e, dopo aver accusato l'ex premier di non avere capacità manageriali e visione politica, detta ordini con tanto di minacce. Subito il voto del nuovo comitato politico, stasera l'assemblea dei parlamentari che si preannuncia infuocata. Ma il movimento è in frantumi mentre Fico e Di Maio tentano una disperata mediazione. Crimi frena sulla consultazione su Rousseau e attacca il fondatore: non so se resterò. Immediata la replica: ti butto fuori. Con il reggente a guidare la fronda che appoggia l'ex presidente del Consiglio, il ministro Patuanelli e altri big come Dinca e Lombardi, contrari Toninelli, Crippa e Ruocco. Ma a tornare protagonista è Casaleggio, insieme con la sua piattaforma potrebbe toccare proprio a lui un ruolo centrale nel nuovo inizio dei pentastellati. Intanto, dopo l'intesa con i sindacati, il governo vara il nuovo decreto sui licenziamenti, finanziando 13 settimane di cassa integrazione alle aziende in difficoltà, anche con i fondi recuperati dallo stop al cashback.
Oltre alla bocciatura della cosiddetta mancetta dell'esecutivo giallorosso, la campagna di rinnovamento di Palazzo Chigi prosegue con la sostituzione di molti uomini nominati negli anni scorsi. Prossimo passo, la riforma degli ammortizzatori sociali. Detenuti costretti a camminare in ginocchio, percosse di ogni tipo con calci, ginocchiate e pugni e il video shock che gli investigatori considerano la prova regina contro i 52 tra dirigenti e agenti di polizia del carcere del Casertano arrestati con l'accusa di tortura. Per loro è scattata la sospensione mentre il DAP valuta provvedimenti disciplinari nei confronti di altre persone coinvolte. Il guardasigilli Cartabia dice: tradita la Costituzione, oggi la manifestazione dei sindacati, operiamo in condizioni critiche, supereremo anche questa crisi. L'assassino di mia figlia deve pagare, spero che la perizia psichiatrica non sia un modo per scappare dalla giustizia. A News Mediaset parla il papà di Chiara, la quindicenne uccisa a calci e coltellate da un coetaneo nel bolognese. Il ragazzo, torchiato dagli inquirenti, deve chiarire il movente dell'omicidio, l'impulso di una voce demoniaca, il fastidio per le avance dell'amica. Queste le versioni discordanti fornite sinora, ma crescono i sospetti di un atto pianificato con freddezza, attesa la decisione sulla convalida del fermo. Cantieri infiniti e code chilometriche, continua il nostro viaggio nell'inferno delle autostrade italiane. Traffico paralizzato sulla 14 da Pescara ad Ancona, dove lavori in corso da anni e mai completati provocano rallentamenti e incidenti. Sempre più insostenibile la situazione in Liguria, invasa dalle ruspe, e come se non bastasse, spunta il problema sicurezza. Secondo il Ministero dei Trasporti, un tratto della 6 Torino-Savona avrebbe problemi strutturali. Nelle ore decisive per il Movimento 5 Stelle e il suo futuro, un nuovo video di Grillo ricostruisce questi 4 mesi di rapporto con Conte. Il garante dice non sentirsi il padre padrone del Movimento, ma di aver agito con il cuore, anche se non condivide la proposta di statuto dell'ex premier. Alla fine l'appello a restare uniti, ma per tutta la giornata ha chiesto di votare subito, entro le prossime 24 ore, i nuovi organi dirigenti sulla piattaforma Rousseau contro Crimi. Conte, definito ieri inadeguato e incapace da Grillo, stamattina aveva replicato affermando che la svolta autarchica decisa dal fondatore è una mortificazione per la comunità del Movimento, che dice ho ben conosciuto e apprezzato. È in corso l'Assemblea dei Deputati dei 5 Stelle. Le voci di dentro parlano di una grossa divisione tra parlamentari che vogliono restare e altri che vorrebbero uscire con Conte. Semaforo verde in Consiglio dei Ministri per il decreto lavoro, che contiene tra l'altro lo sblocco dei licenziamenti che il governo ha concordato con le parti sociali, garantendo ulteriori ammortizzatori per 13 settimane ai settori più in crisi, tessile e calzaturiero. C'è anche lo stop per 6 mesi almeno al cashback, il rimborso per chi acquista con carte elettroniche. Sono stati tutti sospesi dal servizio i 52 agenti della penitenziaria indagati per diversi reati, soprattutto per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentati dalle telecamere di sorveglianza lo scorso anno. La ministra della Giustizia Cartabia ha adoperato oggi parole durissime, parlando di tradimento della Costituzione e di offesa alla divisa per chi opera negli istituti di pena. Cresce l'allerta per i movimenti dei tifosi che seguono le nazionali impegnate nell'europeo di calcio. Causa quarantena di 5 giorni, non potranno tecnicamente arrivare a Roma e presenziare all'incontro di quarto di finale gli inglesi con l'Ucraina sabato, a meno che non siano ovviamente cittadini britannici già nel nostro paese. Preoccupazione anche per la gara degli azzurri venerdì a Monaco di Baviera coi belgi e soprattutto per Svizzera-Spagna che si gioca a San Pietroburgo, e in Russia ci sono ormai migliaia di nuovi contagi e centinaia di nuovi morti.